Ciao uomini nudi e benvenuti su Spin Toy Res, questo gioco che non pensavo mai piaciuto veramente a tutti, perché vedete l'intro con le donnine, poi dopo entrate invece vedete 3, 2, stavolta addirittura 4 uomini nudi. E ve li presento, abbiamo con noi come al solito Squalo Nero 86. Ciao a tutti. Del canale Squalo Nero 86. Poi abbiamo una new entry, che anche se new entry è un parolone, perché comunque lui faceva già parte dei miei video, DJ Cappattivo. Buonasera. Che... sembra di essere tipo da Marzullo. Ma tu sei da Marzullo, io sono Dark Nudo Marzullo, nel senso che io lo metto a nudo. E lo potete trovare al signor DJ Cappattivo anche su Facebook, perché sappiate che lui ha una pagina. Andate a comprare le canzoni su iTunes, che è Facebook. E lui fa anche delle belle canzoni, io giuro che le compro tutte su Torrent. Poi vorrei salutare anche Bonis Blue. Ciao belli. Del canale Bonis Blue, che non c'è ancora. Della via. C'è la roggia. E va bene. Ma chi è sto qua? Ma che uscire? Per cortesia, portatelo fuori. È giapponese. Io metto dei piselli, così imparate. Bene, in questa puntatozza siamo in questa mappa che non abbiamo mai provato nessuno di noi, perché siamo tutti come nabbi. Si chiama? Si chiama Flood. Solo fango. Sì, in pratica. E quindi direi che si può partire. Squalo Nero scrive nudi e mi sembra giusto, e si parte. Non avevo dubbi che Giuse mettesse un pene enorme. Esatto. Con tanto di... di raffreddore. No, quelli là è materiale spermatico. Che schifo, Dio mio. Ok, ma sono su un camion gigantesco. A me dice connessione al gioco ancora. Ok, caricamento, attendere. Scusate, però io voglio cambiare immediatamente camion. Perché non è... Ah, no, non è questo che voglio. No, ma cambia. Ma in mezzo alla strada così. Ok, allora. Cambia, okay. Dov'è l'altro camion? Sì, che c'è davanti. Sì, cara, Spin Tires, premi aiuto. Oh, anche allora, a me mi ha detto Dio, che mappa cosa. Che hai preso. Ok, allora, Diego, guidaci. Mi piace farti stare davanti. Aspetta, io che devo prendere. Ma chi è che mi traina? Sempre mia, io. Andiamo? Non so dove andare, senti qua di là. Come dall'altra puntata sapete che io adoro scroccare benzina da Giuse. No, aspetta, tentiamo la sorte. Io staccherei persino. Ah no, teniamoli i rimorchi, che ci fa far più. No, perché sbloccare il garage per mettere il carico del legname, così non possiamo portare legname. Bravissimo, andiamo al garage. Sì. Mi raccomando, non usate la trazione ora. No, c'è la strada adesso. Sì, e no. Come si toglie? Con il rosso o il... O... No, il rosso è il freno a mano. Ah, il verde. O rosso. Il quadrato, qua il quadrato come le Nintendo. Io che sto andando avanti. Trazione integrale, no. Tu dovevi prendere questo. Ma ce l'hai come il mio, tu? Io sì. Allora, chi è che serve? Ce l'ha come quello di Giuse? Dove andate quel camion di Pippo lì, quella roba lì? Perché non prendete quelli grossi? Io sono dietro di te. L'unica cosa è che ti sto seguendo, ma il mio camion va un po' dove vuole. Ma vabbè, non è un problema. È normale. Adesso abbiamo un problema, perché dobbiamo provare a andare giù. Anche se mi sa che è un suicidio, ma dobbiamo provarci. C'è il freno a mano tirato, forse. No, sto sgommando. Oddio! Sicuramente si sarà poco. Ma perché devo mettere la... Bisogna avere molto culo, andare verso le usilette marroni. Oddio, aspetta, però bisogna andare un po' in gruppo, perché sennò qui è un casino. Eccomi. Io fermo il motore. Oddio! Vedo tanto. Se loro hanno il camion piccolo non ci passano qua, Davide, mi devi trainare tu, mi dispiace, so che... Se non hanno... Io ti devo trainare. Scusa, tu quando mi hai mai trainato? Mai, mi sono sempre fatti cazzi miei. Dall'ultima Pezzo puntata, figlio. Come hai visto... Oddio! Ok, Davide è caduto in acqua. Ok, è andata. Ok, allora ci provo, attivo tutto. Anche verso l'occultamento, non lo so. Mamma mia! È l'unica. In tal caso, se crepo, riparto da capo. No, sto facendo danni su danni, porca troia. No, ma se ne fanno pochi, ho fatto solo 22 io. Io già un po' di più, mi sa, 16 e 12. Il fatto è che non c'è la strada qui, c'è solo delle isolette marroni. Guarda che bella l'acqua in questo Davide, gioco, tu mi vedi a me? Cattivo, mi vedi tu a me? Sì, io mi vedo in acqua. Seguimi. Tanto sì, seguiamo tutti questa... Diego, non ti vedo più. Oddio, come fai a venirmi dietro adesso? Vedi dove la... che c'è la strada giusta questa? No, non sono per niente sicuro. Più o meno, sì. Oddio! Mi dovresti trainare, sei un pastore. Ma no, ma non ti posso trainare adesso. Perché hai il camion che funziona. Dove devo andare? Ah, guardate l'acqua quanto è bella in sto gioco, ma è stupendo. Il riflesso del sole è fantastico. Ce l'ho fatta. Oddio! Ma c'è devo andare controcorrente? No,
adesso. Oddio! Devi vedere dove sto passando, che più o meno io sono ancora vivo, quindi può dire che sta andando più bene o meno sono cosa. Che significa più o meno sono ancora vivo? Più o meno, perché l'acqua okay, sul tetto del camion, ma no, vabbè. No, vabbè, ma ma oddio! La macchina va dove vuole lei! No! Sto andando in direzione dove non sono passato, quindi non so dove. Tranquillo Davide, quella di là che stai facendo tu è il tratto ancora facile. La corrente mi sta portando via! Oddio! Ok, sì, sì, ci sono. Sì, sì, dai, ci sono. L'uomo prende a mano. E giù. No, 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 sotto sto andando bene. Vaffan. Chi è che ha scelto sta mappa, porca troia? Tu. Vabbè, dovete dirmelo così in coro. Va bene che l'ho già fatta, quindi so dove passare un pochino. A me, io l'ho già fatta in singolo. Oddio, cosa sta succedendo? C'è terra. Io invece manco... No, oh, la corrente! Ho l'acqua che mi entra dal finestrino! Non vi vedo più, dove siete finiti? Non ci vedi più dalla fame. Sono ripartito da capo. Aspetta, no, c'è un tronco, tira. Non posso. No, passa sul tronco, ti da grip. Non andare in tondo. Così, no, adesso riesco. Oh, ci sono, terra. Faccio una cosa, vado a sbloccare il garage. Cattivo, aspetta che vieni qua col garage e ti do teletrasporto, sei a posto. Oddio, quant'acqua! Vedo la strada. La vedi, bravo, vedi la direzione. La strada è una bella persona. Mi ha dato l'obiettivo. Vaffanculo, adesso spawno là. Vabbè, piace vicino facile. Minchia, non passo più. Sto praticamente sono diventato un sottomarino. Oddio. Mi sa che ci servirà anche un po' di gasolio qui, Vabbè, quando arriviamo là rifacciamo i mezzi, io. Portiamo tutti il legname, qualcuno porti il gasolio, perché sennò. Oh. Aspetta un secondo, allora, rimarti. Dark è l'unico che è arrivato. Col cazzo duro. Sempre comunque. Aspetta, adesso mi becco una cisterna lunga un chilometro. Guarda, me la infilo tutta. Allora. Ma quanto sei. Io metto rimorchio il legname lungo se dobbiamo fare. Oh, cisterna. Allora, io metto a Ok, attaccati al mio culo. E come faccio? Aspetta. Un attimo perché. No! Aspetti, sto facendo manovra. Ok, vai Giuse, aiutalo te. F1. Verso l'alto con il la crocetta direzionale. Ok, vai. Sa, mi tiri un po' o no? Dai! Io sto camminando. Attacca la trazione integrale e tutto, Vabbè, ma non ce la farò mai quel cosino lì, povero. Dai, trascinami, muovi! Finisce il gasolio prima che finisce. Ma cosa fai? Vuoi fare quello che va a scrocco? Io! Muoviti! Frustate sul camion! Sto facendo più che posso, Davide, ti giuro, sto facendo più che posso. Ma è strano, perché di solito ce la fai a tirarmi un po'. Ma non ha il camion proporzionato sto giro. È vero, io ce l'ho più grosso. Vabbè. Vabbè, dai, non voglio esagerare, andiamo. Perché sennò poi diventi proprio una rottura di... Una scorciatoia. La vedo male quando mi dici queste cose. Non è che c'erano due tratte che ho dovuto tirarli giù. Erano malati però. Qua ci sono troppi pini, non vanno bene. Allora, devo fare un po' di benzina. Vediamo quanto farò dal benzinaio. Tanto paga Giuse. Allora. No, sì. E va bene. Io vado avanti, consumo, così tanto c'è Dark che fa rifornimento. Bravissimo. Metto solo 3200 litri. Vai, possono bastare, possono. Boh, raga, potete consumare fin quanto vi pare. Tavoletta, sempre. Sì, non fate come me che sto con la trazione normale. Eccolo lì, libera tutti. Libera tutti. Oh, ci sono un po' di camioncini da sbloccare. Chi vuole un po' di camioncini da sbloccare? Allora andiamo e seguiamo gli altri. Io dovrei cambiare questo camioncino che è una merda. Oddio, ma che cazzo c'è per terra qua? Dei solchi? O gli alberi qua? Tipo che non capisco perché sono su e io non vorrei che ci fossero alberi qua. Dietro di me abbiamo... Cattivo! Cazzo quanto danno gli alberi! Forse sono gli alberi, attenzione che sono gli alberi! Ormai! Quelli piccoli? Sì, un po' di danno non lo so fare. Devi venire a inquadrarmi qui, ho il camion che fa le fiamme. Oddio! Oddio! Per riparare ci vorrebbe la ruota di scorta, qualcosa. Abbiamo un problema enorme. Che succede? È la madonna! Ho il camion in avaria. L'hai rotto? Sì, del tutto. Fatti trainare a sto giro davvero da Giuse allora. Sì. No, mi tocca tornare in base, tanto anche se mi traina dove mi porta? Io qua vedo acqua. Io qua non vedo un cazzo, è buio. Io ho premuto accendifari. Per risolvere quel problema lo risolvo. Sì? Farai un tutorial. Per accendere i fari? Sì. Voglio un tutorial. Ma un tutorial molto... frase, però mi sa che non la posso dire. Però non ho capito se è gratis.
600 no. Io vorrei dire una cosa. Ok, va bene. Comunque sappiate che io ho una Xbox One e non ho paura di usarla. Sì, però raga, veramente, ma quando ho scelto sta mappa dovevate cagarmi tutti addosso. Sono in mezzo agli altri. Se mi aspetti, Giuse. Sono fini dappertutto. Io? No! Ah! Dice a me, Davide. Ma che ne so, io non riesco più a capire. Aspetta, dove cazzo. Vediamo dove stai. Io sono passato. Ma come cazzo hai fatto? Perché ce l'ho lungo e duro. Ce l'hai piccolo allora. Piccolo è largo. No, piccolo e stretto, perché se sei passato lì in mezzo. Però scusa, doppi sensi. No, ma che doppi sensi? Tutti comunque ci hanno fatto i complimenti del video, che dicono che Giuse è un maniaco sessuale. Avete anche ragione. Non è vero, ma di fatto. Assolutamente. Minchia, ma tutti contro di me. Andate a fare. Io qua posso prendere una scorciatoia. Voglio uscire da questa cazzo. Dai, ma chi cazzo ti ha detto di venirmi dietro? Ma io un'altra cosa vorrei dire, chi è che ha visto mai La Foresta Nera, il film? Dovevate seguirmi. Io no. Ecco, guardalo, in pratica è qua l'hanno girato, porca vacca. Avevo un gatto nero. Più nero, o meno. Nero, nero. C'è una strada laggiù, vaffanculo, fottetevi tutti. La strada! Ho trovato la strada, ma non l'abbandono vetra. Più. Perché chi abbandona la strada vecchia per quella nuova è un bastardo. Chi sarà? Se tu continuavi a lamentarti di quello che ti stava accadendo e noi proprio i cazzi nostri. Ero in Apollo 00 da solo. Oddio mio, nel mal di mare ho paura dell'acqua. Perché ho fatto una cagata. Oddio, ma non vedo la fine di tutto questo. Non c'è. Oddio, come cazzo si chiama quella canzone? Spork, abbiamo un problema. Spork! Qualcuno deve arrivare con legno, perché non basta. Se vedete la mia visuale sembra di essere su un'altra. Chi è che prende il legno? Mancano due punti, Allora la vedo un po' brutta, perché qua nessuno ha preso il legno, mi sa. No, io ho dovuto fare quello che aggiustava, abbiamo detto. Ma chi è? Qualcuno doveva fare l'altro legno, mica basta solo io. Io mi sono perso. Siamo a posto. Raga, l'altra settimana abbiamo vinto. Questa volta non dobbiamo è che vincere. Tutti i giorni è. No, dobbiamo vincere. Non mi avete abbandonato. Mi sono fatto un culo per ben due volte. Prendere sta roba. Visto che in questo momento non stai facendo nulla. Una fa. Esatto. Sì. Facciamoglielo pesare un po', è giusto. Dai. Giusto. No, comunque a parte gli scherzi. Merda. Se vieni al garage, prendi un camion e ci metti la botte. Perché dentro la botte della moglie ci sta il vino buono. Dentro la botte. Dentro la moglie, gli do le botte. No, no. Ci sta l'idraulico? No, non picchiate le donne, dai, basta. No, è vero che c'è stata pure la giornata mondiale. Perché vedo delle luci? Perché io ho saputo che Giuse picchia le donne. No, non è vero. Comunque. Finalmente ho di nuovo chi mi traina. Attacco la trazione imperiale. Tutto attacca la trazione imperiale. Traina Giuseppe. Di qua dobbiamo andare. Sì. Voi non ci crederete, no. Sto consumando un litro al minuto. No. Io 151. Sei solito giapponese. No, sto scherzando. Non ti cappottare. Ti ho salvato la vita. No, gira paura. dall'altra parte. Che paura. Così? No, dall'altra. Vai. Ok. Se sei triste, ti tirano le pietre. Io gli voglio proprio bene, Adà, perché lui è uno che traina bene e non si lamenta come Giuse. Ma che poi non ho capito, perché ti sto trainando, scusa? Perché io in pratica ho poco... È la stessa cosa che si domandano tutti, tranquillo. No, perché ti spiego, no? La benzina costa. E preferisco spendere i soldi tipo in pulizia dell'auto. In pulmino anche, sì, io spendo un sacco di soldi in pulmino. Le tue parole mi sono rassicuranti. Sì, credo. Vai tranquillo. Che stavo scrivendo durante la guida. Non scrivete mai. No, non fate. Don't try that. No, perché potresti andare dentro il bando, sai perché. Anche perché in casa è un po' difficile. Insomma, guidare in casa non è facile. Pochi hanno la casa così grande. La casa viaggiante, pochi. No, non posso finire il casolio. Non ti preoccupare, dai, io sto consumando un litro al minuto. Un rinoceronte morto lì. Ah, no. Era. Pazzesco, che non consumo nulla, consumo meno che la mia Y. È un 18.000 biturbo che consuma. Russo,
storia che si è rotta. Non ho proprio il lente per il rientro. Houston, sono fermo. Houston, ci sono degli uccellacci cattivi. Guardano male, Houston. Vabbè, fai una cosa, prendi qualcosa per venire a aiutarmi, trainarmi e... Dai, veniamo da te. Dove dobbiamo andare? Sinistra, gira nel mezzo adesso d'acqua. Adesso sinistra secco tra poco. In mezzo all'acqua, via. Vai. Linea retta fino all'isolotto che c'è in mezzo, sì. E poi a destra. Poi hai trovato la strada. Dritto così. Sempre dritto così. No, ti stai allargando troppo a sinistra, eh. C'è troppo a destra, ancora più a sinistra. Qui ci sono. Un po' più a sinistra, ecco, dove sta andando Dark, su quella direzione lì. E se tipo vai troppo fuori... il buco che ha lasciato Mosè in mezzo al Mar Rosso. Esatto. Se vai troppo fuori non oh, è battuta, non so. Sto di nuovo consumando poco, era ora. Sì, sì, guarda dove sono puntato... No, no, non credo che fosse a sinistra. Sì, c'è un, tipo un isolotto adesso, piccolo, piccolo. Guarda, guarda. Non capisco cosa succede. All'isolotto? Oddio! 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 Dark sta impennando. Oddio! Perché mi sei... Trascinami, no, no! Devi fare qualcosa per me! State sbagliando completamente strada. No, ma non è che noi vogliamo, giuro! Allora, ce l'abbiamo fatta! Oddio! Mi fatica! È sta... A destra! Oddio, è meglio che ci mangi! Allora, te da, gira tutto a destra. Ancora, ancora, proprio rovesciati, come se dovessi fare un'inversione a U. Cercando la vita, di qua, di qua. Non capisco se ti avvicini tu o se... No, no, di qua, di qua. Qui. Di qua. No, io attacco la trazione integrale. No, no, non di lì. A destra. Giriamo indietro, indietro. Da, allora, ok, andiamo in retro, andiamo così in retro. Ok, tornate in direzione. Perfetto. La vicina sarebbe qua dietro, tutto indietro. Vieni ancora indietro, ancora, ancora, ancora. Piano vai, vai. Da che ti infossi. Ma non ci vedo. Vai, vai. Dalla fame. Dark, tutto sinistra andando indietro. Okay. Oddio, di nuovo la corrente. Perché devo finire che foto. Vai, vai dritto di lì. Ma siamo in due, ce la faremo. Oddio. Dai, dai, ce la facciamo. Oh, mamma. Vedete la terra ormai, no? No, ma comunque dovevate vedere il pezzo di prima dove io e da in acqua abbiamo fatto cose che le persone normali non riuscirebbero a fare. No. Sempre dritto sinistra, gira a sinistra, Giuseppe va sempre dritto nell'acqua. Eccolo, ho trovato Giuseppe. Ho trovato un'auto di Giuseppe. Lascia stare. Che è successo lì alla tua auto? Me ne scappassi in mezzo al fiume, al tonton con le batterie scariche. Esatto. No, io ho un mouse USB con le batterie. Vai, agganciati al mio culo. Aspetta. Grazie, grazie. Grazie. Sì, è già retta originato te. Houston, non l'ho posso fatto essere trenato. Aspetta, prova adesso. Perché io... Ah, devo attaccare la trazione integrale. Sì, stai sgommando come un animale con solo va dietro. Bene, andiamo allora con la trazione. Non lo faccio mai che... di solito, Questo sì che essere trainati, perché c'è un motore fermo. Questo da, spingilo da dietro, no scherzo. Ma finito il carburante. No, occhio solo che la legna non si perda, perché sennò siamo più infatti fottuti. Sta andando piano a spingere. No, perché è molto instabile sta roba, perché è il più lungo che c'è questo qui. Guardate che bella sta carovana, è bellissima. Sì, questa è Overland. Ma guarda come ti tiro da bestia adesso. Vai, vai. No, direi che ragazzi un altro attaccato mi sa che non sto arrivando. Devono mettere sta cosa. Ah, ma Giuseppe, ma tu hai riempito il bombolone? Sì, sì. Facciamo la cordata. Oddio, dove sei in pratica? Vabbè, non sei tanto distante, vienici a prendere, tanto ci prendi sicuro. È qui. Sì, ma provate a dare un colpo di clacson vicino agli alberi, li spostate, cazzo. Ma che clacson ha? Una volta nella vita anch'io traino. Qualcuno mi avvicina col verricello. Sì, ogni tanto lo faccio, quando vedo che ho un po' più trazione ti avvicino. La pigliavo un po' larga. Eh sì, perché hai un rimorchio un po' gigante. Visto come sterza sta mercoledì. Perché poi io adesso devo passare in avanti. Eh sì, ma tanto ci passi, devi passare vicino al container della casetta lì. Voglio cercare solo di evitare le pietre, perché sennò se ti becchi pure le pietre. Ok, F a manetta. Poi. F. Abbiamo vinto stavolta, non potevamo perdere, dai, ormai no, 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 vincere, ormai no. Do qui. Dai, vieni, che ci si... guarda che come tira sto vericello, è un vero uccello. Oh, che bello. 414 litri consumano.
680 litri. Buono. Sì, però vabbè, prima avevo quello là con la benzina, ho fatto un po' di tutto. E beh, ci dovevi salvare la vita col carburante. Era quello che portava il formaggio. Sì, eri quello della Osella alle fattorie. E invece delle, niente. Delle mucche calde. Va bene. Ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ringrazio tutte le persone che sono state con noi in questo partitone, quindi Bonnie's Blue. Buon anno. Ciao belli. Squalo Nero 86. Ciao a tutti. E DJ K attivo. Ciao, buona serata. Ciao belli. Vado a mangiare, ciao. Ma che mangiare, trascinami! Chi era quello nudo? Io.